Finito il primo tempo dell'incontro che vede qua il Comunale di Pertusella affrontarsi la Caronnese, primi classifica, con la Pergolatese, secondi classifica. Con noi il nostro amico Maggi, vogliamo chiedere un parere. Noi abbiamo visto 45 minuti, una bella Caronnese, ma hanno deluso un po' gli ospiti, gli uomini di Venturato, mai pericolosi, si capisce che giocano per il pari. Tuo parere qual è riguardo la partita? Ma no, sono abbastanza d'accordo con voi, una Caronnese sicuramente superiore, più aggressiva, meglio messa in campo, invece la Pergola tese abbastanza lunga, vedo Pertazzoli troppo solo con Chiurato e Amoteo, credo che dovrebbero fare qualche altra scelta nel secondo tempo, soprattutto magari un altro centrocampista ad essere più aggressivo, insomma. Io ho visto diverse partite qua appunto al Comunale, qua, anzi tutte, ho visto squadre che occupano un posto molto indietro nella classifica comportarsi ed essere più pericolose della Pergolettese. Personalmente sto provando una delusione, magari 45 minuti prossimi mi smentiscono. Comunque, tu che conosci tutte le squadre, le hai viste un po' tutte, dammi un parere sulle squadre di questo girone. Ma credo che alla fine i pronostici che sono stati fatti quest'estate siano quelli più corretti, quindi Pro Sesto e Voghera rimangono le due squadre più forti, anche se chiaramente hanno perso un bel po' di punti per strada, però rimangono secondo me le squadre con più giocatori, con più qualità. La Caronnese però ad oggi è la squadra più forte perché è la più aggressiva, la più compatta ed è una squadra che può anche crescere poi, come si sa, sul mercato invernale, perché poi insomma anche Corrado Cotto ultimamente sta facendo qualche richiesta, insomma, no, sul mercato. Quindi la Caronnese è prima e non per sbaglio, insomma, e oggi lo sta dimostrando. Riguardo appunto, dice, gli acquisti, parlo appunto sia col mister, con qualche dirigente, senz'altro qualche piccolo rinforzo verrà. Ho notato che hai citato, d'accordo, la Vogherese con il cambio di panchina sta facendo vittorie, hai ancora fiducia nella Pro Sesto? Sì, sì, è una squadra in crescita, è una squadra che ha moltissima qualità ed è una società che in D non ci vorrà stare, quindi è un campionato lungo e la Pro Sesto ancora i giocatori e ora anche un grandissimo tecnico che saprà cosa fare, insomma, immagino di sì, immagino di sì. Ti ringrazio, vediamo i prossimi 45 minuti. 15 minuti di gioco della ripresa. Ancora 0-0 al Comunale di Carona Pertusella, Ziglioli sbaglia un rinvio, regala la palla ad Amodeo, rete di Amodeo, grosso sbaglio di Ziglioli, pallone dato ad Amodeo, rete al quindicesimo, regalo, immeritatamente va in vantaggio la Pergolettese. Fine partita con mister Venturato della Caronnese, ha espugnato il campo di Carona Pertusella per una rete a zero. Partita, primo tempo come l'abbiamo visto noi, poi mi dirà le sue impressioni, avete sofferto moltissimo. Molti dei suoi giocatori sono emersi in difesa, ad esempio il numero 5 Scetti, imbattibile. Caronnese ha avuto delle occasioni da gol non fatte, poi il pallone, si sa, è rotondo, chi segna ha sempre ragione. Dopo la segnatura Caronnese vi ha allargato gli spazi, potevate raddoppiare, triplicare. Lei come l'ha vista la partita, mister? Ma sì, io penso che è giusto fare i complimenti a Caronnese, perché sicuramente è una squadra che ha fatto un primo tempo importante, anche se noi abbiamo fatto molto poco il primo tempo e non siamo stati capaci di fare quello che avevamo preparato di fare. E quindi abbiamo avvantaggiato questa squadra, che è sicuramente una squadra importante, che ha dimostrato fino ad oggi che rimarrà una protagonista di questo campionato. Però dopo siamo riusciti a riprendere un po' in mano la partita, loro sono un po' calati anche fisicamente, noi invece siamo cresciuti e siamo riusciti a creare qualcosa di importante nel secondo tempo. Diciamo che voi come siete la prima squadra che ha segnato per prima la Caronnese. La Caronnese in tutto questo campionato mai aveva provato ad andare in svantaggio. Meritatamente occupate questo posto in classifica, perché non si viene a Carona a vincere.
però se mi permette, forse giustamente l'ha già sottolineato anche lei, il primo tempo vostro è stato un po' deludente, non attaccavate. Sì, noi siamo venuti a giocare con tre attaccanti per attaccare, per mettere in difficoltà la Caronnese, invece non ci siamo riusciti il primo tempo, uno per un po' per il merito della Cremonese, un po' anche perché abbiamo sbagliato qualcosa noi, quindi le due cose messe insieme hanno portato il primo tempo a creare delle difficoltà oggettive che ci hanno messo poi, abbiamo rischiato di prendere il gol in un paio di occasioni soprattutto. Però siamo stati un po' bravi e un po' vogliosi, capaci di mantenere il quadrato, la squadra in campo e mantenere la quadratura della squadra, e poi alla fine siamo riusciti a venire fuori, perché comunque sicuramente noi siamo una squadra che cerca di giocare sempre e che cerca di imporre il proprio gioco. Il primo tempo non siamo riusciti a farlo. Comunque noi dalla tribuna abbiamo visto una più che ottima difesa, veramente palloni alti insuperabili, e di conseguenza penso che anche le altre squadre contro di voi facciano fatica a andare in porta e segnare dei gol. Un giudizio a questo punto del campionato sulla Caronnese e sulle altre squadre che avete affrontato, per favore. Ma innanzitutto devo sottolineare che noi siamo una squadra che cerca di difendersi tutti insieme, di giocare tutti insieme, perché è una cosa importante che ci tengo a dire, che venga esplicitata verso l'esterno, perché noi giochiamo un calcio dove tutti i 10 devono partecipare sia in fase difensiva che offensiva. In fase difensiva abbiamo fatto bene oggi, nel primo tempo in fase offensiva non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato qualcosa. E poi per quanto riguarda questo campionato, penso che è un po' di anni che non allenavo in Serie D, però è un campionato che soprattutto nelle squadre di vertice, nelle 5-6 squadre che sono davanti, sono tutte ottime squadre che hanno rose importanti, giocatori di buona qualità, e che sarà una lotta importante fino alla fine del campionato. Benissimo, la ringrazio. Prego. Mister, in bocca al lupo. Uno sportivissimo Corrado Cotta, abbiamo scambiato due parole prima di andare in onda. Uscito da una sconfitta, secondo noi possiamo dire immeritata, nel senso abbiamo visto una splendida Caronnese nei primi 45 minuti, primo quarto d'ora della ripresa tambureggiante, non trovavano la segnatura. Purtroppo per lui, per i tifosi e per tutti, capita un errore pagato caro. Gli avversari sono andati in vantaggio, spazi allargati, Caronnese alla ricerca del pari, e quelli hanno avuto occasione per raddoppiare. Mister, due parole sulla partita. Ah, sono d'accordo, la squadra ho fatto anche i complimenti a fine partita, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, ha tenuto il campo, non ha trovato il gol, non sono molto soddisfatto della finalizzazione, perché sbagliamo troppo tra giovedì e oggi, onestamente sbagliamo troppo, 6-7 situazioni per andare in vantaggio, e la leziosità, il non credere, non lo so, poi basta con siamo giovani, non siamo giovani, bisogna far gol, punto e basta. Secondo tempo siamo ripartiti ancora meglio, nel senso ci siamo alzati ancora un 10 metri, abbiamo cercato di alzare il ritmo, considerando la partita anche la terza settimana, e poi questo errore che ci ha condannato nel modo sbagliato. Loro nella prima occasione ci ha fatto gol, il dramma fra virgolette, sbagliato sì, sicuramente la parola. E il peccato è che abbiamo regalato noi da una palla inattiva da fondo, ha sbagliato il rinvio Ziglioli e loro hanno fatto gol. Poi dopo è diventato tutto caotico, tutto strano, ha detto bene, le squadre sono allungate, cercavamo alla disperata cercare di entrare in partita, si poteva giocare poco perché loro spezzettavano il ritmo, poco perché la benzina, la terza partita della settimana, è venuta un po' a mancare, la lucidità, e niente, pazienza, andiamo avanti. Una notazione, mister, di tutte le partite di questo campionato è la prima volta che siete andati in svantaggio, forse i suoi ragazzi, adesso vuole essere una piccola notazione, non abituati a essere in vantaggio, giustamente ci si butti in avanti, attacca un po' leggerino, loro avete trovato anche una squadra che difendevano bene, specialmente i due centrali, palloni di testa, molti falli non cattivi, esperienza, e forse in effetti, questo è quello che penso io,
davanti vi manca un uomo di peso. Sì, al di là che se ci mancano i peso o meno, magari rispondo verso la fine. È la seconda volta che andiamo in svantaggio, la prima in Coppa d'Italia. Io parlavo del campionato, mi scuso. Sesto, la squadra magari è andata in frenesia, ma io penso che sia anche abbastanza normale, perché prendere un gol così, i ragazzi si rendono conto che stanno facendo la partita, che da un momento all'altro hanno la possibilità di andare in vantaggio. E è chiaro che bisogna lavorare anche su queste situazioni, non sempre si può andare in vantaggio, e se si va in svantaggio bisogna cercare di tenere equilibrio. Che ci mancano di peso davanti, l'ha detto lei, lo dicono tutti, lavoreremo poi per andare a capire se serve veramente e chi serve, e adesso il mercato di dicembre, ma anche la rosa dal mio punto di vista è abbastanza, sono quelli, perché oggi che se ne dica Trabacci non c'è per infortunio, Guarino non c'è, 93 perché è influenzato, e poi la coperta da una parte e dall'altra diventa corta, hai 14-15 giocatori, tre partite in una settimana, e alla fine uno dice sono questi e andiamo avanti con questi, va bene. Questa è una visione, sono dichiarazioni che deve, la sua dirigenza deve prendere, mettersi lì e dire è così. Noi ci troveremo in settimana appunto per andare a valutare questo tipo di situazione. Niente, eravamo consapevoli, siamo consapevoli e saremo consapevoli che bisogna fare qualcosa in virtù di un campionato duro, un campionato pieno di impegni, abbiamo anche la Coppa Italia e purtroppo, voglio dire, purtroppo i giocatori sono questi, l'infortunio è dietro l'angolo, adesso dopo un po' di giornate le ammonizioni per qualcuno cominciano a diventare 2-3 e qualcuno andrà in diffida. Io ho sempre detto a mo' di battuta, il momento che abbiamo un'influenza, abbiamo un infortunato, uno squalificato, cioè bisogna pensarci un attimo, perché poi anche le caratteristiche del periodo, i campi pesanti, noi siamo una squadra leggera, ci penalizza un pochino. Però ripeto, è importante dirle prima le cose è importante dirle, poi dopo c'è la società che valuterà il tutto e vedremo di trovare una soluzione che vada bene per entrambi. In effetti nella sua rosa sono giocatori bravi ma leggerini che corrono, io ho visto oggi un Legrenzi, non so quanti chilometri ha fatto sulla fascia, un Giudici, ragazzi che non hanno fisico, adesso i campi verranno pesanti, di conseguenza è logico che nel secondo tempo tirino un po' il fiato così. Giustamente fa notare lei, la rosa deve avere dei cambi adatti se si vuole fare un campionato di vertice, lo devono capire i dirigenti. Sì, sì, le ripeto, lo sapevamo, lo sappiamo e teniamo in considerazione anche questa cosa, cioè Legrenzi è 94, tre partite a questa intensità, con questa voglia, con questa disponibilità, bisogna solamente fare i complimenti, però sono tre partite per un 94, Giudici nei campi quando comincia a diventare pesante, un giocatore che in un modo o nell'altro come caratteristiche non può darci una mano, però se questi sono i giocatori, oltretutto sono due fuori quota, 92 e un 94, non possiamo fare altrimenti. Se magari, non so, nello staff tecnico c'è qualcuno che si vuole mettere un attimo in condizione, userò magari la Tuada o Scirea o signor Vago. Mister, domenica altro impegno, altro bel esame per lei e i suoi uomini. Io, secondo sempre il mio modesto punto di vista, se la Caronese gioca come ha giocato il primo tempo di oggi, come ha provato a giocare le altre volte in trasferta, viene più facilitato il compito che non a Caronno. Ma in trasferta poi dipende dalle squadre come ci affrontano, seriate ci hanno aspettato lo stesso, è stata più o meno la stessa partita, nel senso là c'è stato un salvataggio sulla riga, oltre al vantaggio c'è stata una traversa, oltre al vantaggio non l'abbiamo chiusa, però il calcio fa parte di queste cose, l'amarezza che loro nella prima vera situazione non creata, regalata, hanno fatto gol, l'amarezza è questa, perché la stessa partita se finisce 0-0 stiamo magari a evidenziare di più i gol non fatti, le situazioni che abbiamo creato, le finalizzazioni un po' fuori di un niente, parato, dubbioso, eccetera eccetera, però questo è il calcio, accettiamo il verdetto e basta. No, ma appunto oggi, diciamolo francamente, non è una sconfitta, ma non è demerito della squadra, degli uomini, no, del mister, niente, è andata così, andrà meglio le prossime volte. Mister, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Fine partita, un Giudici imbrocciato, sconfitta per la sua squadra, 1-0 per Golettese, partita strana, primo tempo l'avete dominato, secondo tempo non avete trovato il gol, secondo tempo, quarto d'ora, 12 minuti contati d'orologio, siete partiti sprombattuto, successo un errore del tuo compagno, siete andati in svantaggio, frenesia di attaccare, spazi larghi, loro in contropiede potevano segnare di più. Tuo parere sulla partita?
Ma sicuramente nel primo tempo dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo fatto troppi errori sotto porta e nell'ultimo passaggio, e poi abbiamo pagato gli errori che abbiamo fatto. La Pergolettese aveva una bella difesa anche sui palloni alti, vi anticipavano molto, squadra tosta. Tu come solito sei andato da fare, tu e le Grenzi, la fascia, avete corso. Terreno pesante sfavorisce tipi leggeri come te, nel secondo tempo è normale accusare un po' di fatica. Sì, anche perché la terza partita in una settimana, campo era pesante, comunque era in buone condizioni, però ci è mancato qualcosa. Vabbè, ti vedo un po' giù di morale, d'accordo, siete ancora primi in classifica, avete sconfitte immeritate, però domenica vi attende un altro impegno, parlavo col tuo mister, dovete darvi da fare. Sì, sì, sicuramente. Domenica dobbiamo andare a Ponte San Pietro per cercare di fare la partita e insomma di riscattarci da questa sconfitta. Va bene, ti ringrazio, grazie, in bocca al lupo. Alex Guerci, numero 10, ospite, si è segnalato bene anche se nel primo tempo la tua squadra si è solo difesa, la Caronese vi ha schiacciato lì. Secondo tempo ancora loro, bel primi 10 minuti. L'errore del loro portiere va fatto portare, andare in vantaggio, bravo il tuo compagno Amodeo a segnare, dopo loro spazi larghi, voi andavate giù come volevate, poteva venire il secondo e il terzo gol. Tu come hai visto questi gol? No, sono d'accordo con lei, ci ha un po' sorpreso questa partenza forte della Caronnese, perché ci aspettavamo più che altro una squadra che aspettava e giocava sulle ripartenze, invece ha fatto un'ottima impressione, ha imposto il suo gioco e siamo stati un po' spaesati nel primo tempo, pur non rischiando eccessivamente. Poi abbiamo dialogato un po' col mister a fine del primo tempo, abbiamo trovato quelle 2-3 soluzioni che ci hanno aiutato con la ripresa, poi una volta capito il tutto penso abbiamo fatto un'ottima partita. Sì, vi siete dimostrata una squadra cinica all'occasione del regalo che vi è capitato, l'avete sfruttato, poi un'ottima difesa, particolarmente Scetti e Tacchinardi, i palloni erano tutti loro, la Caronese sbatteva contro, loro un po' leggerini, più stanchi di voi. La conclusione, la vittoria la portate a casa. Dove pensate di arrivare? Vabbè, penso che il nostro obiettivo sia chiaro a tutti, perché siamo una squadra importante, con un passato comunque importante, quindi... Ma anche quei tifosi che vengono... Certo, i tifosi che ci aiutano tantissimo, quindi l'obiettivo è quello senza dubbio di fare il più possibile, che secondo noi è più possibile vincere comunque il campionato, inutile... Ascolta, delle squadre che hai affrontato, qualcuno ti ha impressionato? Dimmi qualche giudizio sulle squadre che avete affrontato. Ma la Caronese sicuramente ha fatto l'impressione migliore, abbiamo battuto il Voghera, anche lei è un'ottima squadra, però senza dubbio la Caronese è quella più attrezzata a oggi, dopo adesso non so c'è il mercato. Vedremo gli acquisti, bravo. Sì, no, però, noi dobbiamo guardare a noi stessi, stiamo migliorando partita dopo partita, quindi... Siamo ottimisti e soddisfatti di quello che stiamo facendo. Ok, bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille.